Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buon giovedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Repubblica.it ha svolto un'indagine ed ha scoperto che Sharm el Sheikh, simbolo delle vacanze in Egitto, è divenuta una città fantasma. Addio alle strade affollate o alle spiagge prese d'assalto. A livelli di turisti arrivati in Egitto, l'agenzia pubblica egiziana ha calcolato che a febbraio 2016 si è registrato un calo del 49% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Qual è il motivo principale secondo lei? Crisi economica o paura del terrorismo? Ma secondo me può essere, vabbè, quello che si sente tutto in televisione, il terrorismo, e quindi giustamente la gente ha paura e non ha voglia di andare in queste mete. Perché? Soltanto per paura del terrorismo? Io sinceramente, da una parte, adesso che sarebbe tra virgolette più sicura, io ci andrei, costerebbe anche meno, diciamo, il fattore principale, diciamo. Probabilmente la situazione economica che comunque ci porta un po' tutti a risparmiare, quindi non scegliere più queste mete di medio-alto livello. È solo situazione economica o anche paura del terrorismo? Anche questo, si è aggiunto anche la paura del terrorismo, anche perché ce ne sono sentiti molti lì in quella zona. C'è il discorso, secondo me il problema è anche dovuto anche a un fattore di governo, secondo me. Cioè, perché secondo me poi sono posti che c'è stata pure mia sorella comunque pure in vacanza, la mia cugina pure in Erasmus. E, tra quartiere e cose c'è un po' di anarchia comunque in quelle zone lì. Poi ripeto, comunque le cose non è che si risolvono così in un attimo. Cioè pure, ma tornando pure al discorso pure del terrorismo, queste sono cose che tu non puoi prevedere, queste cose qua. Secondo me il terrorismo ha a che fare con la crisi economica. Cioè comunque ritorna sempre al discorso dei soldi, ma può anche essere il discorso del petrolio. Tante cose sono, perché ci sono pure gli attentati? Perché comunque è dovuto a un fatto economico, secondo me. E non un fatto di religione, che non c'entra niente, è tutto un fattore politico per me. Secondo lei, quello che sta accadendo con l'omicidio del giovane ricercatore Giulio Reggeni può o potrà contribuire alla diminuzione di turisti italiani in Egitto? Sì, anche questa è una delle pressioni mediatiche che ci porta a non andare più all'estero, in generale proprio. Ma io, secondo me, sicuramente sì, nel senso il problema principale di questo fatto che è successo e che sicuramente per protesta o perché non per questo povero ragazzo che è mancato non prenderà una brutta piega, nel senso anche a livello turistico. A proposito di turismo, lei oggi andrebbe in una collettività turistica all'estero o preferisce rimanere in Italia? No, partirei per l'estero. Io, l'ironia della sorte, dovevo partire il giorno prima dell'attentato per Bruxelles con amici là. E giustamente dopo, magari ci ridevo un poco sopra, prima dell'attentato, ho detto, poi l'indomani mi ritrovo tutto sto po' di ferie. No, io ci andrei tranquillamente, dove c'è lavoro, dove ci sono risorse, io vado... cioè non corri il rischio, perché come poteva succedere in Belgio poteva succedere pure in Italia, quindi le cose non si risolvono in questo caso. Io, come la stessa cosa, pure prendere l'aereo lo prenderei lo stesso, dico, ma poi se la sorte dice se devi morire muori, alla fine non ci puoi fare niente. Preferisco rimanere in Italia. Come mai? Per quello che abbiamo detto, la paura del terrorismo e poi la questione economica. Preferisco che i miei soldi rimangano in Italia. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.